Eccoci qua, mercoledì 3 febbraio 2016, puntata numero 19 di Virtus Style. Buonasera a tutti. Altro che Serie A, noi siamo Virtus Style e questa sera parleremo del momento della Virtus. È successo un po' di tutto questa settimana. La settimana della rivoluzione frentana, via Roberto D'Aversa, esonerato dalla guida tecnica, squadra per la prima volta affidata a Primo Maragliulo, forse nel nome, il destino dell'ex vice allenatore di Marco Baroni sia a Lanciano che a Pescara. Di questo e di tanto altro ancora in vista della sfida decisiva e determinante contro il Vicenza di sabato prossimo ne parleremo a Virtus Style, colpi di scena in atto con gli ospiti, e che ospiti, a partire da Fiorenzo Carlini. Buonasera Fiorenzo. Eccoci qua. Come pronti? Stai? Prontissimi per affrontare questo Lanciano secondo atto. Secondo atto. Il primo atto come è andato a finire? Il primo atto è stato strano. È stato strano come impostazione, come conduzione e anche come fortuna, perché parliamoci chiaro, il Lanciano non ha mai sfigurato. Non ha mai fatto chissà che, ha perso punti per strada, c'è stata un po' di confusione prima, durante e dopo il periodo D'Aversa, che adesso si è chiuso un ciclo abbastanza burrascoso perché... Definitivamente oppure a volte potrebbero ritornare? Ma nel calcio lo dimostra il Livorno con il ritorno di Panucci o altri esempi che ci stanno. Io non vorrei che si debba tornare a D'Aversa dopo aver perso altri punti. O si è convinti e si fa subito il passaggio al ritorno di D'Aversa, oppure si è messo punto, si fa un'altra storia, cominciamo l'altra storia sperando che questa rivoluzione possa portare quello che ci si aspetta. Insomma, un punto e a capo. Poi... ma per forza, sia per l'organico, che sono arrivati un paio di giocatori, ne sono partiti tantissimo, molti altri, e c'è stato il cambio della guida tecnica, più trasformazione di questo, un altro atto nell'ambito dello stesso campionato. Queste le immagini, questo è Primo Maragliulo, Tommaso Di Biccari che coadiuva il mister, Pierpaolo Labarba che prepara i portieri, poi nello staff c'è Umberto Cianfrone che oggi però non era al Biondi, c'è Danilo Massi come recupero degli infortunati. Questo è l'organico della Virtus, questo è il primo allenamento diretto da Primo Maragliulo, gioco di parole che ci sta tutto, prima panchina da allenatore di Maragliulo, sabato a Vicenza, poi cercheremo di approfondire anche il capitolo Maragliulo che domani alle 17.15 verrà presentato ufficialmente alla stampa dopo aver diretto il quarto allenamento, e dunque la Virtus è affidata proprio all'ex ombra di Marco Baroni, Primo Maragliulo, tra l'altro molto esperto nel far crescere tatticamente, un insegnante di tattica mi piace definirlo, molto attento ai particolari, poi ne parleremo, però io devo andare a salutare con molto piacere una ragazza, tra l'altro tifosissima, manco a dirlo, che non conosce ostacoli geografici, da Vercelli a Catania, come se nulla fosse, con molto piacere, la amica, ormai è un'amica di Virtus Style, Emanuela Paolo Emilio. Ciao Emanuela. Buonasera, buonasera Alessio. Vedi, nella tua pashmina, nei tuoi colori c'è molto ottimismo. Ottimismo sempre, ottimismo e fiducia, perché sono convinta in questa salvezza, io ci credo, ci ho sempre creduto e continuerò a crederci. Forse sei una delle poche mosche bianche che ad occhi chiusi ci credono. Sì, sicuramente sì, perché ne ho sentite poche di persone che come me ci credono ancora, ma bisogna avere fiducia e credere in questa squadra. E comunque vada, stare vicino ai ragazzi. Sarà un successo. Sarà un successo, sicuramente. Come l'hai vissuta questa situazione, soprattutto l'ultima settimana? Tu eri una di quelle che comunque ha sempre visto bene D'Aversa dal punto sì, di vista... Sì, io sono molto dispiaciuta. Quando la notizia è trapelata l'ho accolta, veramente ho fatto fatica a trattenere le lacrime. Quando ho salutato il mister è stato un momento molto commovente per me. Che dire, io ho sperato, spero in un ritorno, però do fiducia allo stesso tempo a Maragliulo e per il bene della squadra. Vediamo cosa succederà. Bisogna sempre crederci, avere fiducia. La fiducia non deve mancare mai. Ma domani
è stata fissata la conferenza stampa con presentazione di Maragliulo, quindi immagino che non sia un incarico temporale. Domanda, prima domanda. Leone era a Milano durante Lanciano-Trapani, decisione presa dalla famiglia Maio. Il direttore come si pone in questo scacchiere molto delicato, molto complicato? Cioè, lui che ha costruito questa squadra anche sentendo d'Aversa, perché a Lanciano si è sempre adoperato in equipe. Che poi la decisione sia venuta in un modo, oserei dire, sanguigno, dopo una sconfitta un po' pesante. La prima volta, io nell'articolo della Gazzetta ho scritto proprio questo, la prima volta che ho rilevato il pubblico fischiare in modo rumoroso la squadra, non era mai successo. Le contestazioni durante la partita per la prova di qualche giocatore non gradito ai tifosi, la richiesta all'allenatore di un cambio che mai si era verificato in questo periodo, avranno mosso l'equilibrio anche di Guglielmo, della famiglia Maio, che nel rientro agli spogliatoi, effettivamente una partita che doveva essere il trampolino di lancio per una rincorsa, si è trasformata non solo in una sconfitta, che in Serie B ci può sempre stare, ma in una disfatta, perché tre gol sono sempre pesanti da sopportare. Quella deficienza a centrocampo che si è vista in modo notevole avrà... Sì, anche perché ad Ascoli hai giocato bene con Vitale nel ruolo di playmaker. Queste intanto le immagini di Gianni D'Areo dell'ultima sfida contro il Trapani. Rivoluzioni, quello che ti ha dato dei risultati, se non dal punto di vista dei numeri, ma comunque del gioco ad Ascoli. Metti Bacinovic in luogo di Vitale nel ruolo di playmaker e Bacinovic primo tempo gioca, poi cala. Zedoardo non ha reso i fischi, ci sono stati molto rumorosi. Padovani in avanti non ha inciso, due occasioni da gol le ha avute, anche Padovani è stato fischiato. Nel complesso viene da dire, sembra quasi paradossale che D'Aversa vada a rivoluzionare quei cinque di centrocampo che... Sì, ma vedi, la storia dell'allenatore che cambia, l'allenatore che conferma i giocatori, è la solita storia che dopo è legata al risultato o alla prestazione. D'Aversa sì, avrà fatto le sue analisi, come giusto che sia, dopo gli allenamenti. Io quello che non riesco a capire, a un certo punto della partita, dopo i primi minuti, si era visto che il nostro centrocampo era un centrocampo che non funzionava. Là bisognava avere la forza e la decisione di dire ho sbagliato formazione, mo la cambio. Perché perseverare ci ha portati poi a una situazione di difficoltà, ma ripeto, ambientale, perché già i tifosi per natura, se si fa una campagna di rafforzamento e non vengono schierati i giocatori acquistati, psicologicamente si è già in una condizione di contestazione. Se poi la prestazione non è all'altezza della situazione, la prima cosa che fa il tifoso, se giocava Bonazzola andava meglio, se giocava l'altro e via di seguito. È pur vero, Fiorenzo, poi lo sentiremo. Ma è il momento difficile, qualsiasi cosa fai, per esempio, ecco, domani, sabato, se si va a Vicenza e ci sta tutto questo ambiente nuovo e esce il risultato positivo, vedrai che cambieranno tutti i giudizi di sto mondo. Se invece, pur giocando bene, si perde un'altra volta, vedrai che i giudizi saranno notevolmente negativi. Il calcio è fatto così. L'importante adesso è vedere quanto tempo ha a disposizione chiunque per mettere insieme questi nuovi giocatori, che andiamole a vedere, non è che siano mo giocatori che vengono e possono prendersi il posto in modo deciso. Hanno tutto da dimostrare. Devono tutto da dimostrare e ci vuole l'allenatore che li metta insieme e faccia la formazione migliore, tant'è vero, mo prevedere la formazione... Poi la proveremo a dare anche qualche indicazione. Tu, Emanuela, sui nuovi, la squadra è stata rivoluzionata. Sì. Il 50% dei giocatori mi sembrano degli ottimi elementi. Bonazzoli, abbiamo visto un po', Vitale. Sarei curiosa di vedere anche King, secondo me sarà un... l'uomo in più potrebbe essere, non so.
Sì, se posso dire una parola riguardo sabato, mi è dispiaciuto, tu sai, io ci sono sempre in curva, vedere quei fischi e... Non solo in curva, Emanuele, sì, è ovunque. Sì, sì. Non come vorrei, purtroppo, però ci provo. E mi è dispiaciuto perché comunque la squadra ha bisogno del sostegno. Si dice sempre che il tifoso è il dodicesimo uomo in campo. Forse, e Manuela, sabato non è stato così. Ti faccio così. Io questa, che non è una provocazione ma un dato di fatto. Forse la gente aspettava il momento peggiore. Cioè non è che la partita col Trapani ha determinato questa situazione. Probabilmente è una complementarità di cause che poi... scaturita con i fischi di sabato. Sì, sì, io non voglio alimentare polemiche, però a mio avviso ci sono in curva degli elementi che remano contro in un certo senso, quasi che godono dei momenti di un errore per poter dar sfogo alla loro rabbia. Per me la squadra va sostenuta sempre, soprattutto in questi momenti, dopo questa sconfitta. Bisognava applaudirli, invece ho sentito fischi e addirittura applausi alla squadra avversaria, ed è una cosa che al di là dell'essere sportivo non puoi fischiare la tua squadra e applaudire l'altra, è una cosa proprio contro natura. Tra l'altro però i fischi sono stati mirati, orientati, sì, non sì, erano sì. rivolti a tutto. Sì, però comunque la squadra, ripeto, va sostenuta, l'errore ci può essere. Abbiamo visto una partita ad Ascoli stupenda e gli stessi, anche la squadra non era uguale a quella che ha giocato ad Ascoli, però comunque la maggior parte erano i soliti e la squadra era tutta un po' sottotono. I ragazzi erano tutti un pochino, insomma, non hanno dato proprio il massimo, la squadra che è scesa in campo sembrava un'altra, sembrava proprio diversa. Io mi andrei a rivedere con la nostra Maria Teresa Falcucci il TG Style. Vi annuncio subito che sabato ci saranno importanti novità dal punto di vista tattico. Primo Maragliulo sta modificando, lo ha modificato gioco forza il modulo di gioco, ne parleremo però subito dopo TG Style. Sei curioso di vedere la nostra... Vediamo quello che dice. Come lo dice è bellissimo, mo vediamo che cosa anche dice. Il contenuto. Vediamo il contenuto. Ce lo vediamo, Emanuele? Assolutamente sì. Allora, vai con TG Style, vai Gianni. Buonasera a tutti. Inizia una nuova era a Lanciano, tanti volti nuovi, tante nuove aspettative. Che sarà di questa Virtus? Che sarà? Che sarà? Che sarà? Che sarà della mia vita? Chi lo sa? Ormai la rivoluzione è fatta, non ci resta che vincere e basta. Ma la settimana è stata così altalenante che è difficile riassumerla in pochi istanti. Noi ci proviamo. Solo per comunicare, abbiamo ritenuto opportuno sollevare Roberto D'Aversa dall'incarico di allenatore della Virtus Lanciano. Questo non vuol dire che lui sia l'unico responsabile, le responsabilità ce le prendiamo tutti, è una scelta dolorosissima a livello personale e anche a livello professionale, perché credo sia un ottimo allenatore che poteva far molto bene. Purtroppo in questo momento si sta facendo tanto per cercare di salvare questa squadra, proviamo anche questa, non ho detto che sia stata più giusta, però credo sia una soluzione da dover adottare. Siccome non hanno parlato i tesserati della Virtus, sentiamoci Mister Cosmi. Oggi abbiamo giocato una buona partita, ma all'inizio eravamo spaventati come il Lanciano, sicuramente non di meno. Una vittoria meritata e mi dispiace perché Lanciano comunque sia è un simbolo di un calcio particolare, insomma, quindi io mi auguro, insomma, che si risollevi, perché poi tra l'altro io ho visto le ultime prestazioni di questa squadra, compresa l'ultimissima Ascoli, e non aveva dato i segnali che ha dato oggi, insomma, quindi mi auguro che nella prossima partita ritorni a fare quello che ha sempre fatto in questi anni in Serie B. Io per questa sera ho concluso, vi aspetto alla prossima puntata del TG Style. Buonasera a tutti.
Fiorenzo, com'è stata Maria Teresa? Io vorrei avere quella grazia che ha lei nell'avere l'ottimismo, cioè ha messo in evidenza una partita che negativa con qualcosa che si può trasformare in positivo. Solo una donna graziata può dire una cosa del genere. Poi Cosmi, a parte i complimenti di Fiorenzo, glieli facciamo fare tutti, però Cosmi ha detto insomma che Lanciano era vivo nelle ultime settimane, però sì, non si aspettava questi segnali così negativi negli ultimi 90 minuti. Sì, penso che non se li aspettasse nessuno. Comunque saremo a vedere, vedremo la prossima, andrà sicuramente meglio. Senti Emanuela, tu c'eri ad Ascoli. Ad Ascoli com'era l'umore della tifoseria? Ma buono, anzi una trasferta abbastanza numerosa, considerando che nelle ultime non era proprio andata così, e un bel tifo, e sì, vabbè, l'umore era ottimo anche dopo. Purtroppo col Trapani è andata come è andata, ripeto, stiamo vicino a questa squadra e vediamo, speriamo di vincere a Vicenza. Speriamo di vincere a Vicenza, queste le parole. Io questa sera voglio sentire anche una persona che insomma il calcio abruzzese lo conosce, lo mastica, con molto piacere ho in collegamento telefonico Gianfranco Semproni, al quale innanzitutto lo abbraccio, non lo vedo da tanto tempo, l'ho sentito oggi telefonicamente. Gianfranco, buonasera. Non lo sento però. Ciao, eccolo. Ciao. Gianfranco, come stai? No, bene, a parte qualche inconveniente di televisioni, eccetera, ma non fa niente. Io sono andato per motivi purtroppo di distanza, ho smesso lì appena a Lanciano e faccio la mia trasmissione a Pescara, niente di che, tutto ok. Però sappiamo che tu vuoi sempre bene a Lanciano, infatti Gianfranco, sempre, sì. Che idea ti sei fatto di questo momento particolarissimo del Lanciano? Ma del Lanciano mi dispiace moltissimo la situazione che sta vivendo. Io il 28 di agosto ho una domanda precisa del signor Mancini. Io faccio delle previsioni, ho detto che avrebbe vinto il campionato la Juventus con grande difficoltà, non con i 14-15 punti, ma per me la Juventus avrebbe vinto il campionato. Poi avevo detto, a domanda del Lanciano, chi retrocede in Serie A, chi retrocede in Serie B, eccetera, eccetera, per quanto riguardava le promosse in Serie A della Serie B, ho detto devo aspettare minimo 6-7 partite per rendermi conto di come questo Cagliari e qualche outsider. Per quanto riguarda il Lanciano invece ero molto sicuro, mi avevo detto per la campagna acquisti che è stata fatta, per me quest'anno il Lanciano rischia fortemente la retrocessione. E mi dispiace anche per la signora o signorina che è presente lì, che la vedo molto tifosa, ma siccome io sono un tifoso da 54 anni, quindi ho visto Serie A, tanta Serie B del Pescara, le amarezze sono state tantissime, le gioie pochissime. Poi sono solo 4 anni, quindi sono stati 4 anni meravigliosi, ma purtroppo quest'anno le cose si sono messe male, la società ha agito male sin dall'inizio, perché se voleva fare, se questo è il mio modestissimo punto di vista, io esprimo quello che penso. Sì, assolutamente, lo vogliamo sentire, perché se voleva fare un ridimensionamento l'avrebbe dovuto fare dall'inizio dell'anno, abbassando i budget dei giocatori, riportare un bilancio consone alla società, visto il periodo che stanno anche attraversando la famiglia Maio, perché non è tanto, le cose più o meno si sanno, non è che stanno navigando più nell'oro, ci sono dei problemi commerciali che purtroppo hanno inciso anche sul fattore calcio. Poi ho sempre rimproverato la famiglia Maio che non ha mai investito sul settore giovanile, solo quest'anno credo che, tant'è che dopo 4-5 anni, se avessero investito prima, già in Serie C, quando stavano in Serie C, probabilmente poteva uscire già qualche giocatore dell'Abruzzese lì,
invece purtroppo questo non è stato fatto, non è stato seguito un giusto programma, un giusto investimento, e oggi chiaramente si va incontro a delle grosse amarezze che purtroppo anche nella campagna acquisti dell'inizio, quando avevano preso Pucino dal Pescario, disse: ma come si fa a prendere un giocatore del genere per la sapezza, perché è un giocatore che si distrae moltissimo in mezzo al campo, non sta mai sul pezzo. Io l'ho seguito qui a Pescara, me ne dispiace perché tutto sommato il ragazzo non è male tecnicamente, però purtroppo si distrae troppo, tant'è che domenica Avellino Cagliari ha fatto un liscio lui distraendosi, e il Cagliari è andato in vantaggio sul 2-1 e ha vinto la partita. Per un giocatore, il Cagliari, l'Avellino si è impegnato tutto quello che volete, però poi purtroppo se c'è un giocatore che non sta sul pezzo, dico anche che il Pescara ha fatto un errore, il signor Cornasiel sul gol di De Luca, perché non l'ha marcato come si deve, cioè l'ha marcato davanti di 2-3 metri, il traversone è uscito lungo e il signor De Luca ha fatto un gol, capito, a pallonetta di testa, uno che è alto 1,60 m, insomma, non esiste, insomma. Perché? Perché il giocatore, se non sta sul pezzo, se si distrae succedono queste cose. Poteva costare caro al Pescara, poi invece la partita si è messa bene il Pescara dopo i primi 25 minuti del secondo tempo e ha riportato a casa un'altra bellissima vittoria. Per ritornare a Lanciano, questo io avevo detto. Poi adesso, poi strada facendo, il Lanciano ha fatto, commette ancora degli errori, continua la società, non è che si fermano, capisci? Dici, ma va bene, abbiamo sbagliato, ma abbiamo fatto le cose bene dall'inizio, perché se avessero fatto una squadra di giovani più, insomma, a risparmio, oggi non ci si può darsi pure che con qualche anziano che poteva anche rimanere, non lo so, quelli che potevano rimanere, quelli che erano motivati, sentendo il signor D'Aversa, sentendo Roberto, potevano benissimo costruire una squadra per la salvezza e partire con quell'idea proprio, ma forte, 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 che ogni partita era una battaglia. Purtroppo questo non è stato fatto, hanno licenziato pure il signor D'Aversa, gravissimo errore, grandissimo errore, e quindi purtroppo il dramma di molte società è quando i presidenti oppure qualche dirigente pensa di aver capito tutto del calcio, e questo è il dramma purtroppo, che io ho vissuto tantissime volte qui a Pescara, anche con altre società di B e B riscorrendo, società di A, che quando uno crede che già ha capito tutto del calcio, subentra la presunzione, non si ascoltano più le persone addette e non si ascoltano neanche consigli, forse delle critiche, perché sono convinti di sapere tutto, hanno capito tutto, e poi purtroppo ci si trova in queste condizioni. Gianfranco, sei stato molto, come sempre, molto, molto chiaro, quindi tu la vedi male. Credo che per me, per il Lanciano, sia molto, molto, molto difficile. Mi torno a ripetere, mi dispiace per la signora o signorina che tifosi, io so quanta amarezza e quanto dolore prova un vero tifoso, ci si sta male, ma il calcio è questo, il calcio, cioè a certi livelli purtroppo, come Pescara, Lanciano che è ancora un po' più piccola di Pescara, è dura fare la Serie B, come per noi è durissima fare la Serie A, come saliamo riscendiamo immediatamente, perché non c'è una programmazione per arrivarci in Serie A, sono state sempre periodi fortunati di annate che sono andate bene, ma poi siamo riscesi immediatamente, e non poteva essere ed era conseguenziale. L'anno che siamo andati con Zeman in Serie A, purtroppo c'è stato l'errore sempre della presunzione di qualcuno dentro la società del Pescara che credeva di aver capito tutto del calcio, ne hanno commesso gravissimi errori che hanno pagato a caro prezzo. Ecco, ti vuole salutare Emanuela prima di salutarci. Buonasera Gianfranco. Certo, se andassi buonasera male dispiacerebbe, ma comunque io ci sarò come ci sono sempre stata, quindi diciamo che ci sarebbe la selezione naturale del tifoso occasionale, quindi Manuela, comunque ci salviamo, posso, sono sicura. Se ti posso aiutare, ti racconto una retrocessione che ho vissuta con il Palermo. Un 5-0 che ci hanno fatto in casa, era l'ultima partita di campionato. Alla curva nord c'era solo Semproni seduto sugli spalti. C'ero solo io allo stadio e qualche altra. Perché io sono abituato a bere il calice della cicuta
fino all'ultima goccia, capisci? Certo, cioè, la squadra si ama sempre. La squadra si ama sempre. Lo so, perciò lo so che io. Anzi, per assurdo si ama di più quando perde che quando vince. Io è facile salire sul carro dei vincitori. Mica non credo di averti rimproverato perché di non amare, anzi. Assolutamente, ho detto che no, per piacere, dico. Sì. Ma solo che non ci potete fare niente, cioè il tifoso non può fare niente di fronte a errori di altre persone. Il tifoso deve difare, tifoso. Fa quello che può. Perché tanto, Emanuele, con tutta l'onestà intellettuale, eccetera, eccetera, ma secondo te il Lanciano, se non ha una società forte, come la famiglia Mario era prima, con dei programmi precisi, in Serie B non ci puoi rimanere. Ti va bene un anno, due anni, tre anni, ma dopo se non si fanno dei giusti programmi e non si fa, e ogni anno, capito, tu vuoi ripare sempre la ciambella, capito? Ma la ciambella col buco non ti riesce. Non sempre riesce, è vero. Non sempre riesce. Noi un anno siamo retrocessi con il presidente Scibiglia, con 40 giocatori, 4 allenatori cambiati, ma 40 giocatori, uno meglio dell'altro. Siamo retrocessi, non sto a raccontare. Quindi la mia esperienza sotto questo aspetto purtroppo è molto importante, ma molti Gianfranco purtroppo non l'ascoltano perché c'è la presunzione negli uomini, in noi uomini c'è grande presunzione. Sei stato come sempre chiarissimo, io ti aspetto adesso qui in diretta tra quando vuoi, quando vorrai, ci sentiamo e con molto piacere, ma te l'ho detto, ma io e detto speriamo che io appunto che Lanciano possa invertire questa marcia, magari commenteremo. Io non deludo mai, non deludo mai nessuno, qualsiasi salotto mi invita, io ci vengo ben volentieri perché non sono stato mai un presuntuoso, nonostante la notarietà, eccetera, eccetera, non mi interessa. Anche se la gente mi fa del male perché sono uno sempre che parla, dice sempre quello che pensa. Un giorno, quando il Signore ci chiamerà, saremo interrogati, capisci? Sì. E non c'è problema. E in quel momento, forse, per chi crede, ci sarà il momento della verità. Della verità. Ciao Alessio e tanti. Grazie, grazie Gianfranco, grazie. Chiaro come sempre, Gianfranco Semproni non ci crede, lui insomma è molto verace, ha sempre detto quello che pensa, problemi di programmazione. Il problema esiste, poi ci sta il modo di vederlo dell'ottica, la prospettiva, esatto, di Manuela, che è una buona ottica per vivere queste partite che restano fino alla fine del campionato, per viverle fino alla fine. Dopo, come tutte le competizioni, ci può stare il risultato positivo, il risultato negativo, l'importante è provarci, quindi questo è un dato di fatto. La società ha scelto di provarci cambiando tutto. Eh sì, cambiando tutto, anche il modulo, Emanuela. Io chiedo al grande Gianni D'Areo in regia se con l'ausilio di iFootball TV mi può... Eccola qui. Questa è una disposizione tattica di oggi pomeriggio, Emanuela. Primo Maragliulo ha provato un 4-4-2, ovvero un 4-4-1-1. Queste sono le pedine, vado brevemente a dirtele, qui abbiamo fatto qualche scatto, Maragliulo che ha diretto ha dato molti consigli, è stato molto attivo in campo, dovrebbe giocare Cragno in porta, almeno dalle indicazioni di oggi, Cragno poi difesa a 4, da destra a sinistra, Aquilanti, Amenta, tuo carissimo, il tuo idolo, Amenta in regione centrale, Di Matteo a sinistra, a centrocampo, esterni Gaetano Vastola a destra, e mentre centralmente c'erano Mattia Vitale e Rocca, mentre a sinistra Di Francesco, Marilungo e uno dei nuovi arrivati, Bonazzoli. Questa è un po' l'immagine che abbiamo carpito oggi pomeriggio, si sono allenati al Biondi. Tu come la vedi? Mi sembra un'ottima formazione, un ottimo schieramento. E, peccato che Boldor sia infortunato perché mi piacciono molto, sì, piace Boldor, molto la coppia poi... Amenta Boldor centrale. Regione, speriamo bene, in coppia con Amenta. Salviato a parte. Mi piace anche molto il centrocampo come è schierato così. Con o senza Bacinovic, te la dico subito. Purtroppo oggi avete letto tutti il problema Bacinovic, il ritiro della patente per sarebbe stato trovato positivo all'alcol. Io in questo dire. Momento io credo che il Lanciano non si possa permettere nemmeno queste distrazioni, no. Chiamiamole così. Poi allora è un bene che non ci sia,
Tu faresti giocare Vitale? Sì. Nei quattro di centrocampo, molto giovani. I due assicurati io metterei Vassola e Vitale, perché Vassola comunque, anche se è anziano, tra virgolette, può dare tanto. E si è vista la differenza quando lui è entrato col Trapani. Eh sì, molto voglioso, determinato. 4-4-2, si torna all'antico, forse più solidità, più un'impostazione Fiorenzo, più... Ma in serie, come definirla? In Serie B abbiamo visto che chi prende il dominio del centrocampo al 90% poi vince la partita. E noi spesso, quando facevamo il 4-3-3, siamo stati in inferiorità numerica in quel settore e qualche volta abbiamo subito la pressione degli avversari. Adesso che abbiamo fatto il 3-5-2, in alcune partite lo abbiamo espresso nel modo giusto. Nella gara con il Trapani sarà che una giornata un po' non perfetta di qualche giocatore, sarà l'impostazione in campo dove Vitale forse era meglio che giocasse dove ha fatto bene sia nel finale della partita casalinga che ha preceduto Ascoli, c'è stato qualcosa che non è andato. Io quello che dico, la formazione mi sembra abbastanza solida, perché il 4-4-2 è tradizionalmente una composizione in campo abbastanza solida, con due attaccanti che potrebbero fare, perché Bonazzoli poca... più avanzato e dietro, esatto. Marilungo a dare manforte al centrocampo. Quella fascia tra Di Francesco e Di Matteo, che qualche traversone come si deve, ci esce. Lo possono fare. Ha provato anche molti tagli, sulla fascia spingendo destra, soprattutto molto Di Matteo. Non credo che ci possa stare troppa azione offensiva per dare i palloni a Bonazzoli. Per quanto riguarda Marilungo è in notevole crescita e quindi credo sia la formazione più giusta in questo momento. Vogliamo andare in pubblicità, a te l'onore di lanciarla. Sì. Qui guarda, quella è la telecamera. Lanciala. Okay. Semplicemente pubblicità, a tra poco. 21:40, rigorosa diretta su TV6, però io mi sposto subito alla redazione della Gazzetta dello Sport, perché in collegamento telefonico abbiamo Nicola Binda, con molto piacere lo risento, qui a VirtuStyle. Buonasera Nick. Buonasera Alessio, buonasera anche a tutti i nostri ascoltatori. Come stai Nicola, tutto bene? Sì, qua a lavorare in redazione, a seguire un po' di Serie A, vediamo cosa succede. Senti, qui in diretta da me ho un tuo corrispondente da Lanciano, Fiorenzo Carlini. Che ti saluta. Fiorenzo. Ciao carissimo. Ciao Fiorenzo. Senti Nicola, il Lanciano sta vivendo forse il momento più particolare da quando è in serie cadetta. Tu che idea ti sei fatto di questa Virtus? Mi dispiace tantissimo, al di là della simpatia del club, mi dispiace che la proprietà quest'anno abbia deciso un po' di ridimensionare, cercare di mantenere la categoria facendo perdere un po' di qualità alla squadra. Io non entro nel merito delle problematiche degli imprenditori, dei presidenti che hanno i loro problemi, non mi permetto di giudicarli, mi dispiace che di fronte a queste scelte ci vada di mezzo la squadra, che è stato un bellissimo modello in questi anni di Serie B, perché ha valorizzato giovani, ha fatto vedere del bel calcio, si è sempre salvato in maniera egregia e dignitosa. Quest'anno vedere il club così in difficoltà francamente dispiace, perché non ci aspettavamo, cioè nessuno si aspettava che il Lanciano, non dico smobilitasse perché è una parola troppo grave, però che insomma che non riuscisse più a mantenere questo livello, ecco, dispiace veramente. Nicola, secondo te la salvezza è un'utopia, oppure è vero che la matematica non ancora condanna il Lanciano e ce ne sono ancora tantissimi di punti da segnare, ma oggettivamente è difficile e insperabile. Tu come la vedi? Ma io adesso non guardo la classifica, anche se viste le distanze tutto è possibile, la salvezza, visti i punti, non è per niente lontana.
e quindi da quel punto di vista la strada attraversa bisogna credere, però bisogna anche essere realisti. C'è stato questo cambio di allenatore molto umorale e non condiviso da tutta la società, non è stata preparata un'alternativa, non c'è un'alternativa, si va avanti con una soluzione interna con un allenatore che in Serie B non ha mai allenato. La squadra al mercato di gennaio ha perso alcuni elementi titolari che sono andati a rinforzare squadre che devono andare nei playoff, quindi sono giocatori obiettivamente forti e sono stati sostituiti da una serie di giovani che hanno di valore sicuramente, ma hanno tutto da dimostrare. Quindi queste cose sono un po' quelle che preoccupano un po', perché poi magari Maragliulo diventa il nuovo Mourinho, magari i ragazzi arrivati, i giovani, diventano i nuovi nazionali di domani, come glielo auguro, però al momento obiettivamente ci sono troppe incognite sul Lanciano per poter pensare che possa salvarsi. Nicola, sei stato chiarissimo, noi ti salutiamo e speriamo di poter fare un discorso con te tra qualche settimana, magari con il Lanciano che abbia inanellato un po' di punti e chissà, possa compiere quest'ennesimo miracolo. Ma sicuramente ci si aspetta, personalmente la mia simpatia per il Lanciano mi invita a essere ottimista, però obiettivamente la realtà dei fatti è quella di una proprietà che a parole sicuramente si dimostra determinata per cercare di arrivare alla salvezza, ma alla resa dei conti nei fatti mi sembra che sia una proprietà che sia più interessata a mantenere in ordine i conti e il quadro finanziario della società più che pensare al campionato. Ripeto, non voglio giudicare né fare i conti in tasca a nessuno, perché non mi sembra educato, però chiaramente se per tenere i conti a posto, se non te lo puoi permettere di investire, vai incontro a una retrocessione, devi mettere in conto che da eroe passi insomma essere meno. Ecco, quindi si cambia repentinamente. Grazie. Sì. Grazie mille Nicola e alla grazie prossima. Sicuramente, saluto Fiorenzo, saluto tutti i spettatori, grazie. Grazie a Nicola Binda della Gazzetta dello Sport. Insomma, Fiorenzo, Nicola è stato chiaro, è vero, si guarda all'aspetto budgettario, però è pur vero che il contraltare sono... Lui ha fatto un ragionamento chiaro che i fatti lo dimostrano. Alcuni giocatori di livello che avevamo noi sono andati a squadre che stanno lottando in posizioni abbastanza alte della classifica. Sono arrivati giovani, perché tutti quelli che abbiamo preso, a parte Gian Donato che ha una storia un po' più importante, gli altri devono tutti dimostrare. Bergamino è giovane, Rocca è giovane, Vitale è giovane. Nicola, tra poco ci sentiamo proprio una scheda di presentazione. Lui, se succede quello che è successo nel passato, quando sono arrivati i vari Conti, i vari Leali, i giocatori che dovevano dimostrare e hanno dimostrato, Monachello e via di seguito, se vengono fuori va a finire che si è giocata una carta vincente. Se va male, però, io quello che reputo sempre che sia stato positivo in questo fenomeno Lanciano, che ha rivoluzionato tutto, vuol dire che abbiamo il titolo sportivo per ricominciare in Lega Pro e non in campionati molto con un eventuale fallimento. Loro hanno scelto di tutelare la società, non salviamo la Serie B ma salviamo almeno la società. Forse qualcuno, Emanuela, rimprovera il fatto che questa programmazione ci doveva essere, questa chiarezza forse doveva essere fatta quest'estate. Io sento molte persone, l'ultimo delle quali l'ho sentito prima di arrivare qui a Silvi Marina, diceva ci sta tutta una retrocessione, ho vissuto 4 anni di Serie B, sono andato a Verona, sono andato negli stadi più belli d'Italia a vedere il mio Lanciano, non accetto il fatto che mi hanno fatto fare un abbonamento o mi hanno proposto la possibilità di fare un abbonamento biennale con questa confusione. Questo è un po' il leitmotiv. Sì, un po' di confusione c'è nell'area decisamente. Come diceva anche il signore che ha chiamato prima, effettivamente sì, bisogna essere realisti. Tra l'altro, Manuela, chiedo a Gianni se lo può mandare in onda. Oggi abbiamo anche visto Franco Maio, che ha presieduto
tutte le fasi dell'allenamento. Questo è un altro segnale, forse magari sì, qualcuno si lamentava di questa distanza società-squadra, oggi c'era il patron. Beh, mi fa piacere che abbia dato questo segnale. Comunque dicevo, io non è che sono ottimista perché ho i paraocchi oppure sono una sognatrice, magari sì, però lo dico perché abbiamo una squadra che magari, certo, vuoi la sfortuna, vuoi che quest'anno sembra che ci gira tutto contro, però per questo io ci credo, perché ho visto che le basi ci sono, quindi c'è da sperare, c'è da crederci. Poi spero di non essere smentita, in qualunque caso, come ho detto, il tifoso c'è, ci deve essere sempre. E diamo fiducia a questi ragazzi, magari questa ventata di novità, questi giovani potranno solo far bene la squadra. Certo, la mancanza di chiarezza, questo sì, anche tornando all'esonero, se andava fatto prima. Adesso è andata così, bisogna solo vedere come andranno le cose. Io andrei però a vederci la nostra scheda che abbiamo preparato anche Fiorenzo, poi la vorrei commentare con te, però mi avvisano innanzitutto che ci sono tanti messaggi e li cominciamo a leggere. Allora andiamo con i messaggi, poi la scheda. Eccoli qui, ciao Alessio, complimenti per la trasmissione, stasera più che mai Emanuela, sei bellissima, fatti valere, come sai fare tu e sempre forza Lanciano, tanti grazie, complimenti. Grazie. Mi dispiace dirlo perché ho avuto sempre una grande stima, ma la società ha fatto una pessima figura, il rinnovamento, come dicono loro, lo potevano fare benissimo in estate e non a gennaio, dove il mercato è di riparazione. Come possiamo sperare di salvarci con una squadra di ragazzi e che necessitano di tempo per dare il meglio? Franco, questo credo che sia lo stesso messaggio. Brava Ema, sono d'accordo con te, fiducia piena, firmato Lucia. Grazie Lucia. Sabato ci siamo giocati una grossa fetta di salvezza, se vincevamo, guardando la classifica saremmo stati fuori dalla retrocessione, in zona playout, che peccato. Buonasera a voi, volevo dire un mio parere sull'esonero di Traversa, avvenuto dietro una contestazione selvaggia dei nostri tifosi, ma non tutti, il presidente ha boccato e ha preso la bussola e ha perso la bussola, condivido in toto il parere della ragazza, così firma Bruno. Beh, mi fa piacere di non essere l'unica. Maragliulo non può allenare in B, necessita di una spalla, si può permettere la società di pagare 3 allenatori se sta smobilitando per ridurre i costi, firmato Francesco. E sì, credo che la deroga duri un mese per primo Maragliulo, poi c'è bisogno del cosiddetto prestanome, Fiorenzo. Sì, ci vuole qualcuno. Dura l'ex, set l'ex, quindi. Il secondo di Traversa potrebbe starci, mi sembra. Messaggio per Giorgione, rimettiti la felpa e andiamo a tifare, in mille dobbiamo andare. Ancora brava Ema, sempre, comunque, ovunque, al fianco della Virtus. Lucia? I pareri vogliamo dai veri tifosi lancianesi. Allora, io mi andrei a vedere la scheda, la nostra scheda sul calciomercato, poi ti pizzicherò, Fiorenzo, su qualche considerazione numerica. E allora, la scheda l'ha confezionata il nostro sempre impareggiabile Marcello Ruggero. Questi sono i nuovi volti della Virtus Lanciano. Vai! C'è quella d'ottobre, quella industriale, quella francese. Lanciano e la sua Virtus invece hanno appena assistito alla rivoluzione frentana. E sì, la squadra si è rinnovata, la squadra è stata totalmente rimodulata rispetto a quella che quest'estate si presentava sui banchi di scuola della quarta B. Primo ma fondamentale punto interrogativo, prima di entrare nel dettaglio, la squadra l'ha fatta il DS Luca Leone per chi, per quale allenatore? L'affresco rivoluzionario era già tutto chiaro a partire dal mese di gennaio, mettendo in conto anche che sarebbe potuta cambiare la guida tecnica. Partiamo dai numeri che non mentono mai e che noi usiamo per dare il senso del cambiamento. A metà luglio la Virtus era composta da 33 elementi. Qualcuno è partito subito, ma su 30 di questi, 5 non sono mai scesi in campo fino a gennaio e qualcun altro invece sarà solo ricordato come una meteora. Altra considerazione oggettiva sui 30 di avvio campionato, ben 12 oggi
vestono un'altra maglia. In questo momento di volti nuovi ce ne sono tanti, vediamoli ruolo per ruolo. Tra i pali è arrivato Alessio Cragno, nazionale under 21, classe 94. L'esordio contro il Trapani non è certo da ricordare per il risultato finale, ma le prospettive sono illuminanti. In difesa sono arrivati Simone Salviato, classe 87, esperto e navigato per la serie cadetta, e Daniel Di Nicola, classe 96, di Avezzano, in arrivo con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Pescara. A metà campo i volti nuovi sono diversi: Mattia Vitale, classe 97, in prestito dalla Juve, sul quale convergono già mille attenzioni; Michele Rocca, classe 96, da Genova, sponda blu cerchiata; Manuel Milinkovic, classe 94, sempre da Genova, ma questa volta la sponda è quella rossoblu. Ma non finisce qui. Ecco Manuel Giandonato, classe 91, nativo di Casoli, un curriculum di tutto rispetto, ma ancora tutto da dimostrare con la casacca rossonera, e Francesco Bergamini, classe 94, provenienza Bologna. Anche il reparto d'attacco si è rinnovato, e non poco. Ecco Udo King, attaccante che può rivestire più di un ruolo sul fronte offensivo, classe 97, anche lui dalla Juve. E poi c'è Federico Bonazzoli, la cosiddetta ciliegina sulla torta, classe 97, è arrivato via Sampdoria. Lui dovrebbe essere solo di passaggio in serie cadetta. È cambiata anche la guida tecnica, e con D'Aversa tutto il suo staff. A questo punto resta da cambiare una sola cosa, semplice, i risultati negativi. Eh sì, i risultati negativi, però Fiorenzo, su 33 giocatori di luglio, del 14 di luglio, diciamo 30 perché poi i vari Fioretti, Bei sono stati sistemati, 30 giocatori, 12 oggi hanno cambiato casacca, quasi il 50%, che cosa significa? E soprattutto questa squadra, Leone, per chi l'ha fatta, se poi è stato esonerato D'Aversa? Ma chi ha fatto la squadra, perché ha fatto la squadra e perché è successo tutto quanto questo lo sanno i Maio e Leone. Quello che dico io, nella formazione di questa squadra, quello che diceva giustamente anche Binda, bisogna vedere quello che si sta costruendo. Io per esempio col centrocampo che dicevi tu, che potrebbe essere ma potrebbe anche non essere, non vedo un incontrista. Cioè in una squadra di Serie B dove l'irruenza, dove la forza ci vuole, non vedo il tra virgolette il dicecco della situazione, cioè chi copre, chi fa va a fare il muro, chi va a raddoppiare, chi va ad ostacolare. Come del resto si vedono parecchi, per esempio Rocca e Vitale, io credo che facciano lo stesso lavoro, si parla tutte e due, sono centrali di centrocampo. Metterli insieme. Sì, oggi giocava più a destra Vitale, Rocca però a sinistra. Vedi che uno viene adeguato. Io non lo so, perché l'allenatore credo che studi le caratteristiche. Noi abbiamo preso parecchi, mentre prima avevamo 6 centrocampisti, ma noi abbiamo 8, se non 9 addirittura, se ci mettiamo anche Salviato, se si sposta lo stesso Di Matteo. Il problema è fare presto a mettere insieme questo mosaico nuovo di giovani promesse e cercare di trovare subito il bando della matassa, perché se no il tempo non gioca a nostro favore. Però si butta la croce tra virgolette addosso a Primo Maragliulo, che deve amalgamare questi giovani, li deve conoscere, deve fare risultato, li deve far crescere. Certo, nemmeno non Mourinho, sarà forse semplice per lui. Tu come lo vedi? Lui ha fatto bene, stava facendo benissimo con la primavera. Tra l'altro in primavera è stato richiamato Salvatore Alfieri, che fino all'anno scorso allenava proprio la primavera. Penso possa fare bene, e chi meglio di lui dopo D'Aversa? Penso sia meglio lui che qualsiasi altro allenatore a questo punto. Quindi staremo a vedere, spero in un buon risultato. Sui giocatori, su questi 30 e poi 12 che hanno cambiato squadra? Personalmente sono, come gran parte o quasi tutta la tifoseria, sono rimasta molto dispiaciuta per gli addi di tanti giocatori. Mammarella, Di Cecco, Paghera, è stata dura da mandar giù. A loro auguro tutto il meglio, ma mi piacciono questi giovani, voglio vedere cosa avranno
da dare alla squadra. Secondo me avranno molto da dare. Io mi andrei a vedere la parte del nostro Franco Battistella, sempre critico. Lui è stato uno di quelli che dal primo momento è stato critico nei confronti di Roberto D'Aversa. Noi l'abbiamo sempre mandato in onda, ci mancherebbe altro. Questa sera fa una riflessione anche per quanto concerne le prime 23 gare del torneo, quindi io mi andrei a sentire l'angolo della critica con il nostro Francesco Battistella. Vai! Amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Buonasera e benvenuti all'angolo della critica. Siamo arrivati all'epilogo di una situazione che purtroppo, a mio avviso, era già prevista da tempo, in quanto voi se avete visto le altre puntate della trasmissione, ho sempre sostenuto che D'Aversa non fosse pronto per allenare in Serie B e che avrebbe dovuto fare esperienza in qualche altra squadra di categoria inferiore prima di potersi cimentare nella serie cadetta. Sabato ho dato conferma di quello che pensavo, perché mettere in campo Zeduardo in quelle condizioni, un giocatore che cammina, sembra l'ombra di se stesso, ci ha fatto giocare con un giocatore in meno per tutto il periodo che è rimasto in campo. Io alla fine del primo tempo, quando ho visto che non è rientrato Bacinovic, ho pensato davvero a una debacle, e così è stata. Perché per quanto qualche tifoso fischi Bacinovic, non si è reso conto che Bacinovic aveva recuperato 4-5 palloni importanti e che dava equilibrio al centrocampo. Quindi la prima sostituzione che doveva essere fatta era quella di Zeduardo. Poi, semmai non si fosse ristabilito il risultato di parità, a quel punto la sostituzione di Bacinovic con un attaccante sarebbe stata giusta. Io so che adesso la squadra sarà affidata all'allenatore della primavera e mi augurerei che questo fosse così fino alla fine del campionato, perché ritengo l'allenatore bravissimo e adatto soprattutto ad allenare i giovani. Non ascoltate le sirene dei giornali, Gautieri, Calori ed altri, perché credo che questo sia molto difficile che si possa verificare. Bisogna vedere se qualcuno verrà, perché le condizioni per venire a Lanciano non sono semplici, per cui dobbiamo essere molto attenti alle dicerie. Io personalmente, ripeto, so che purtroppo l'allenatore non ha i requisiti per allenare in Serie B, ma gli si potrebbe affiancare qualcuno e lasciare appunto l'allenatore della primavera. I giocatori, a mio avviso, adesso sono stati portati a Lanciano, qualcun altro sta arrivando, quindi credo che una possibilità di migliorare questa posizione in classifica ci sia. So che qualcuno della società non è d'accordo per l'esonero di D'Aversa, ma ormai anche il pubblico, anche se qualcuno un po' in ritardo, si è reso conto di questa incapacità di gestire la squadra e soprattutto di gestire le sostituzioni. Come ho sempre detto in passato, qui non è un trend negativo che si sta verificando da quest'anno. Il trend negativo parte dal girone di ritorno dello scorso anno, quando si è fatto sempre recuperare e non è stato in grado di dare un gioco alla squadra. Con il 3-5-2 qualcosa di buono si era visto, ma nel 3-5-2 devi anche proporre degli scambi davanti l'area, qualcuno che si inserisca, eccetera, eccetera. Questo non si è visto, anche se, devo dire la verità, qualche giocatore è arrivato da poco e quindi bisogna dargli anche tempo di affiatarsi. Comunque, dicevo, qualcuno della società non è d'accordo, anche il generale Leone si è dichiarato contrario in modo aperto a questo esonero di D'Aversa. Io mi auguro che la società non torni indietro, perché altrimenti davvero non avremo speranze di salvarci. Quindi adesso approfittiamo di questo cambio, speriamo nei giovani, speriamo in qualche schema nuovo. Io ripeto, se la società lascerà almeno per 2-3 partite l'allenatore della primavera, io sono convintissimo che qualcosa di buono si comincerà a vedere. Se deve prendere un allenatore, deve prendere qualcuno che abbia le idee chiare e con un programma che vada anche all'anno prossimo, senza prendere un qualcuno che debba soltanto traghettare la squadra in queste ultime giornate di Serie B. Io ho sostenuto che l'allenatore ideale per il Lanciano fosse Vecchi, l'allenatore della primavera dell'Inter, e continuo a dire che sarebbe la persona ideale per questa società. Anche in caso di retrocessione gli si può fare un contratto biennale con la speranza di riportarci eventualmente in Serie B.
ma io credo che una speranziella di salvarci ce l'abbiamo ancora, perché l'Ascoli è una squadra finita e la possiamo riprendere. Soltanto purtroppo il Livorno ha ripreso Panucci ed ha vinto, quindi dobbiamo fare la corsa anche su altre squadre. La Provercella è un po' in crisi, per cui almeno andarci a giocare i play-out con la speranza di poterci salvare. Quindi forza giovani, forza Lanciano, e speriamo di poterci rifare già dalla prossima settimana a Vicenza, almeno con un buon pari. Grazie per l'ascolto, a risentirci. E questa, amici miei, si chiama onestà, si chiama coraggio. Ecco, due annotazioni prima di commentare Franco Battistella. La prima, abbiamo provato a chiamare Carmine Gautieri poco fa in collegamento telefonico, abbiamo chiesto se poteva, se voleva, aveva il piacere di intervenire in diretta, ci ha pregato di dire che non lo fa per mancanza di rispetto nei nostri confronti, ma non vuole mancare di rispetto a nessuno, che però vuole dare un forte abbraccio a tutta la piazza rossonera. Questo è stato telegrafico Carmine Gautieri. Ad oggi non ci sono stati contatti tra società e l'ex allenatore della promozione in Serie Cadetta. Stesso discorso lo annunciava anche Franco Battistella: non ci dovrebbero essere contatti seri, o almeno Sandro Calori ha fatto intendere che non gli interessa la piazza di Lanciano, ma non sappiamo nemmeno se è stato contattato. Un'altra comunicazione: stiamo provando per il tramite dell'addetto stampa a metterci in contatto con l'AD Guglielmo Maio, anche per chiarire queste notizie che sono circolate di interessamenti societari. Lo vorremmo sentire in diretta, ad horas non abbiamo risposte. Questo il quadro generale su Franco. Stato Vecchi, ha fatto il nome di Vecchi. Vabbè, se ne fanno un sacco di nomi, questo lo sa solo Leone e la società, se stanno contattando qualcuno. L'uscita di Leone, quella sottolineatura quasi controcorrente rispetto ad una linea societaria. Non è controcorrente, nel senso che cambiare un allenatore io credo che sia sempre una scommessa non sempre vincente, perché sono stati pochi i casi che un allenatore subentrato abbia fatto dire miracoli. Che è un errore, però è un po' paradossale. No, io ripercorro sempre tutto ciò che si è verificato da quando ha fatto la prima conferenza stampa, sia la società sia ad Aversa. Il problema va avanti da quando ha cominciato il campionato. Quindi che il Lanciano non abbia gioco, io farei risentire a tutti le dichiarazioni di Cosmi. Cosmi alla vigilia, se uno va al sito del Trapani, sente cosa dice Cosmi. Il Lanciano è una squadra che, pur stando in quella posizione di classifica, non ha mai fatto una prestazione deludente. Ha avuto i suoi problemi, c'ha i suoi problemi, però non è una squadra che gioca male. Quindi quando si dice D'Aversa non fa giocare la squadra, sono d'accordo a metà. Che ci siano stati dei problemi, e lo abbiamo visto soprattutto con la partita con il Trapani, che il Lanciano fuori casa abbia fatto solo 2 punti, e sono dati di fatto, là non si scappa. Ecco perché devi costruire una salvezza. Purtroppo anche fuori casa. L'allenatore va pesato su 2 cose, se fai un programma di valorizzazione del parco giocatori che hai, il risultato è una conseguenza, ma va bene fino a un certo punto analizzarlo. Se devi ottenere dei risultati, che giochi bene, non arrivano i punti, la società analizza. Là si è analizzato un fattore che per arrivare alla salvezza fuori casa ci deve stare una tentazione. Bisogna avere un vestito nuovo come te, guarda quando sei bello. Vedi, tu hai cambiato abito, hai cambiato look. A questo punto, se vuoi, dopo la pubblicità, esatto, cambia. Cinzia ti vorrà più bene, quindi ci saranno più emozioni da parte tua, quindi succede qualcosa di nuovo. Sì. Il Lanciano ha cercato di fare questo, si è messo un nuovo abito. Vediamo come va, perché può anche darsi che non faccia la figura che deve fare, oppure quando sta passando quei giudizi positivi che ci ha dato Cosmi non solo sono elogi, ma va a finire che la classifica si muove. Sì. E se succede questo va a finire che alla fine diremo: ma guarda un po', gli abbiamo detto tutto sto male, e Maio quando ha detto non stiamo smobilitando ma stiamo rifondando, va a finire che è una rifondazione positiva. Chi vivrà vedrà. Il tempo ci dirà. Chi vivrà vedrà. Su queste parole, e soprattutto tu che segui la squadra sempre in trasferta,
13 dicembre 2014, gli ultimi tre punti con quella punizione di Mammarella a Terni, poi qualche pareggio e tante sconfitte, Emanuele? Ma sono risultati comunque bugiardi, perché abbiamo visto che il lanciato sul campo... prestazioni ci sono state. Si fa valere, non so che dirti. Si può costruire una salvezza solo in casa, secondo te, a questo punto? Con 19 gare ancora da giocare? Ma 19 gare sono tante, la salvezza... I numeri ci sono, certo non è così, siamo penultimi, è un dato di fatto, ma non mi sembra che la classifica sia abbastanza corta, quindi per questo la mia fiducia è ancora viva e ci credo, insomma, non mi sembra così proibitiva questa classifica. A Vicenza si può fare, il primo anno con Carmine Gautieri si vinse 1-0, gol di Gaetano Vascola. L'anno scorso ci fu un bel 2-2 e segnò anche a Menta, lo ricordo bene. Sì. Poi ti ha dato la maglia. Mi ha dato la maglia, quindi chi se lo scorda quel 3 marzo, bellissimo. Tra l'altro Federico Menta ti ha fatto la sorpresa il giorno del tuo compleanno. Bellissima sorpresa. Te l'abbiamo fatta anche noi a Virtustyle. Sì, lo so. È stato un bellissimo compleanno, non lo dimenticherò mai, assolutamente. Messaggi e poi la pubblicità. Iniziati a preparare, Fiorenzo, perché la lanci tu la pubblicità. Grande Emanuela, anche noi siamo sicuri che ci possiamo salvare, ma senza Daversa sarà più difficile, forza Lanciano. Chi viene al posto di Daversa? C'è già Primo Maragliulo. Quella ragazza sì che è una super tifosa, un elemento fondamentale per una tifoseria. Forza Virtus, sempre e non solo, quando vince, troppo comodo. Saluti Emanuela. Penso che la mossa di Maragliulo sia il canto del cigno, un allenatore a costo zero che ha fatto bene in primavera con tanti ragazzi in prestito per fargli fare bella figura, uno staff di categoria dilettanti. Ma dove andiamo con questi emeriti sconosciuti? Che Dio ce la mandi buona. Saluti Nicola. Nicola, non sono assolutamente d'accordo con il tuo, perché insomma, chi conosce un po' il curriculum di Primo Maragliulo? Primo Maragliulo è uno che ha fatto tanta Serie B, tanta Serie A da giocatore, ha curato molti aspetti di Marco Baroni, quindi poi c'è lo stesso Umberto Cianfrone, che ha fatto il preparatore atletico ai tempi di Moriero, un professionista serio. Stesso vale per Pierpaolo Labarba, che comunque ha giocato a calcio anche a buoni livelli. Colpa del pubblico l'esonero di Daversa? Ma stiamo scherzando, li avete visti a centrocampo Bacinovic e Zedoardo? La partita l'abbiamo persa lì e potevamo perdere anche peggio. Sì, questo oggettivamente è stato un po' il nervo scoperto. Speriamo che Maragliulo sia l'oddo della Virtus e ci porti alla salvezza. Questi i messaggi per il momento. Fiorenzo, quella è la telecamera del nostro Marcello Ruggero, da nonno, anche da nonno, giornalista, nonno. Una premessa. Una premessa, anche due. C'è qualcuno che pubblicizza le borse? Qui no. Pubblicità. 22:16, ho accontentato anche il carissimo Fiorenzo Carlini, vedi, la classe non è... Hai accontentato le tue ammiratrici e che chi non ti ci veste, sono. Chi ti veste, come si chiama, Stivaletta, Massimiliano. Cioè, ma il vestito glielo devi ridare, mica. Te la presta, fa vedere, fai il modello in poche parole. Abbiamo un presentatore modello. Per accontentare le fan. Che non compra la borsa la moglie. Risolto questo problema, però andiamo avanti. Ci però aiuta. È un modello, ci sei. Perfetto, cioè, una grande. Anzi, io mi metterei quasi in piedi, farei vedere tutto. Visto che stai facendo, lo fai vedere. Ci scherziamo anche. Scherziamo su quello che abbiamo detto, il parallelo. Lanciano si è messo un abito nuovo, dato dallo stilista Leone, aiutato dall'altro stilista Valentina che abbiamo, e Guglielmo. Abbiamo fatto Valentina e Valentino in fatto di abiti. Abbiamo rifatto una rifondazione. Speriamo che l'abito piaccia e dia i suoi risultati. È un abito nuovo. Che abito sarà? Una tuta, un frac, un doppio petto? A Vicenza un lanciano come te lo... A Vicenza è meglio la tuta, così si una corre tuta, meglio. Una tuta bella, si corre. Si corre e si va a ottenere un bel risultato. Un pari almeno. Un pari almeno. Maragliulo ha sempre giocato e allenato i giovani. Quindi, e ci sono tanti giovani. Quindi sì, con i nuovi ragazzi che sono arrivati andrà a nozze. Tra i nuovi Cragno, sabato Cragno, vabbè sì, poverino, però insomma ho visto delle belle prese sicure, mi piace.
quattro portieri adesso, Emanuele. Forse si ricrea un po' la... troppi portieri in una squadra. C'è Vittorio Antonino, che è giovanissimo e di prospettiva, c'è Alessio Cragno, c'è Angelo Casadei, c'è Vincenzo Aridità, sì. Beh, diciamo che è meglio averne. Eh sì, l'anno scorso a gennaio era successo poi anche l'infortunio di Nicolas, furono costretti a prendere il terzo portiere da Lecce. Ma Cragno ha uno stimolo in più, perché purtroppo per lui è venuto fuori Donnarumma, che molto probabilmente con l'Under 21, visto la valutazione che sta avendo Donnarumma, potrebbe scalzarlo. Quindi lui ha fatto bene ad accettare, anche se è una piazza difficile oggi venire a Lanciano, ma si è visto anche nella prima partita, nonostante abbia preso 3 gol, un paio di interventi buoni li ha fatti, e quello che ho visto di positivo è che guida un po' la difesa, cosa che forse era mancato fino adesso come senso tattico. Però Fiorenzo, non per mettere il coltello nella piaga, però parti con Aridità portiere, poi lo alterni a Casadei, poi dici a metà campionato sì, torno sui miei passi, mi serve un portiere. Anche quello è un po' sintomo. Cioè, la decisione sull'estremo difensore l'ha preso l'allenatore, non certo l'abbiamo preso io e te. No, questo che Cragno era l'obiettivo della squadra, si parla da quest'estate, purtroppo c'è stato il problema di non essere riusciti a portarlo subito come si è fatto a suo tempo con Leali e Sepe. Purtroppo è arrivata a metà stagione. Il fatto della scelta, noi abbiamo due portieri, uno Aridità che per storia, per quello che ci ha dato, dopo tutto non dimentichiamo, è il portiere della promozione, non è uno sprovveduto. È uno delle, ha avuto di quelli che è rimasto della prima ora. Poi è rientrato Casadei, lui non ha ritenuto che Casadei avesse giocato male, anche se qualche buon intervento l'ha fatto, qualche altro errore l'ha fatto. Guarda, da Cesena in poi, quindi praticamente dal 30-31 di ottobre, il titolare è Casadei. Però Aridità è uscito per un infortunio e non per scelta tecnica. Dopodiché lui, non aveva, avendo fatto la gerarchia come succede in molte squadre, il portiere è Tizio, la riserva è Caio, lui ha messo questo dualismo, forse ha puntato sul dualismo per stimolare entrambi, Vincenzo... e si è ritrovato lui fuori per un infortunio, quindi per sfortuna, perché è stato molto sfortunato in questo la gara di esordio a Vercelli fine e agosto, purtroppo è stato fuori, ma non per scelta tecnica. La scelta tecnica di D'Aversa è quando a un certo punto doveva dire dentro di sé qual è la gerarchia dei miei portieri, forse questo non l'ha mai avuta come scelta, e ha fatto giocare in continuità Casadei, che secondo la sua valutazione non aveva mai demeritato, dava più garanzie evidentemente, che non ha mai deluso, perché a livello di garanzie io credo che siano due portieri che bene o male stanno allo stesso livello, e dentro di sé sapevamo prima o poi mo arriva e non se l'è goduta tanto. È arrivato Alessio Cragno, sponda dal Cagliari. Emanuela, il giudice Cancelli lo conosci? Lo conosco bene. E che cosa avrà sentenziato questa sera? Staremo a vedere. No, sei curiosa? Sono curiosa, poi male che vada gli darò una tirata d'orecchie, tanto. Non se la prendi. Si può permettere di tirare le orecchie a un giudice? Sì, e non è da tutti, no. Soprattutto di questi tempi. Solo usare a dirlo. Però evidentemente se non dovesse soddisfarla, tirerà le orecchie al giudice, non è detto che lo faccia a prescindere. E allora, grande giudice, vai con il processo di Cancelli, vai! In nome del popolo frentano dichiaro aperta l'udienza. Purtroppo anche contro il Trapani è stata debacle, 3-0. Infatti abbiamo visto un'involuzione tattica, dalla bella gara di Ascoli malamente persa per un brutto tiro, abbiamo visto un Lanciano quasi completamente inesistente e quindi un'antisquadra.
Questo è il primo punto che porto a processo oggi. Abbiamo visto gente non in forma, come per esempio, tanto per citarne uno, Zeduardo, o come per esempio anche Bacinovic o centrocampo. Nel secondo punto, purtroppo ci sono stati molti cambi sbagliati che hanno portato all'irritazione di tutto il Guido Biondi, come per esempio l'ingresso di Ferrari e un Bonazzoli introdotto in campo su un 3-0 che oramai aveva segnato la fine di questa gara. Purtroppo l'ultimo punto sulla quale io già l'anno scorso avevo anche parlato, i calci da fermo fanno ancora male e purtroppo ci hanno penalizzato anche questa volta. Speriamo dunque che questa inversione al timone della rotta, quindi questo cambio di condottiero che sta arrivando, o che o meglio è arrivato come primo Maragliulo, possa quantomeno a Vicenza risvegliare il morale di questa squadra e non farla sfigurare. Io ci continuo a credere nella salvezza, ci dobbiamo credere tutti quanti, diamo una mano alla squadra. Così è deciso, l'udienza è tolta. Un saluto al nostro giudice Cancelli, così è deciso, l'udienza è tolta, sentenziato Giampiero. Fosse bello un tribunale così, guarda. Che un giudice bello attivo, tranquillo, calmo. Così ha descritto il fatto, poi alla fine ha deciso. Tutti tranquilli, speriamo che vada bene. Giudice è stato clemente. Si è salvato, dicendo che comunque ci crede anche lui. Quindi mi fa piacere che anche lui sia fiducioso. Non ha processato. È stato bravo. Tu sotto processo cosa metteresti, Fiorenzo? In questa annata molto particolare della Virtus. Un elemento che non fa parte del calcio giocato, che non fa parte delle scelte della società, che non fa parte dell'allenatore, la fortuna. Cioè nel calcio ci vuole la fortuna. Se c'è questa componente che nessuno può programmare, ma non perché la si cerchi, perché arriva proprio quel pallone che può entrare. Quello mentre... di Di Matteo, tanto per fare un esempio. Ma quello di Di Matteo è un esempio, ma come tante, tipo la rimonta dell'Avellino, tante cosette che è vero che ci sono le componenti tecniche, i fattori che l'hanno determinato, però se quest'anno avessimo avuto un po' di fortuna in più, anche per certe successioni di fatti, qualche espulsione di meno, cioè sono cose che succedono nel campo, però se ci stava questa componente avessimo avuto 2-3 punti in più, non dico chissà che, stavamo là. Probabilmente ci saranno 2 punti in meno con le penalizzazioni. Il fatto delle penalizzazioni, lo dicevo l'altra volta, giustifica un po' la scelta della società. Cioè se io mantengo un livello alto di ingaggio dei giocatori, poi non li posso pagare e va a finire che ottengo 2-3 punti in più giocando e poi me li levano perché non ho pagato gli stipendi, non è un qualcosa che va. Di conseguenza credo che sia stato opportuno fare, come ha detto, lo ribadisco sempre, ma non per difendere le scelte della società, perché ritorniamo nei tempi in cui sono state fatte queste scelte, non è una smobilitazione ma è una rifondazione, cioè di equilibri societari, di situazioni varie che... Secondo te si sono stancati certe volte, anche perché insomma sono successe tante cose, ma psicologicamente hanno una sensazione, ovviamente tua personale, Franco Maio avrà deciso io voglio lasciare, basta, non... come la vedi? Sembroni ha toccato un tasto importante. Quando si entra in una società di calcio lo si deve fare o per entusiasmo o per programmazione. Se ci si entra per entusiasmo, io ti dico, dopo 6-7 anni ti stanchi, perché l'entusiasmo, e credo che a qualsiasi persona dopo un primo Eccolo periodo qui, succede. Il patron oggi pomeriggio era al fianco del team manager Cicci Diomede, poi è andato anche in panchina, ha assistito alla tutta la sessione di allenamento, si è presentato allo stadio verso le 16:15:45, è rimasto ad osservare la squadra, ha parlottato soprattutto con Cinci Diomede, però
Dicevo, tornando al discorso di prima, l'entusiasmo ti passa dopo un certo periodo. Se invece programmi, come fanno molti presidenti, ti faccio gli esempi più famosi, tipo Preziosi, tipo Zamparini, cioè o ancora di più Squinzi con il Sassuolo, cioè tu crei i presupposti per trasformare quello che è una situazione sportiva, uno sport, in un'attività che può dare uno sviluppo, la devi investire. Dietro a Squinzi però c'è anche la Confindustria. Ma c'è la Confindustria, ma voi fateci caso quanti giovani sono usciti dal vivaio del Sassuolo e quante operazioni di mercato ha fatto investendo. I vari Pavoletti, ma i vari Francinelli. Quando avevano cacciato Di Francesco al mercato, fece una rivoluzione tipo quella che ha fatto il Lanciano, solo che mentre noi abbiamo preso molti giovani, la Squinzi prese 10 persone diverse, fece proprio una metamorfosi totale. Cioè là ci sta una, un modo di interpretare: io entro in una società di calcio, cerco di investire perché poi ci sarà il ritorno. A Lanciano non si è fatto perché non eravamo preparati, non siamo una città che si può permettere di fare questo. Quindi, tornando alla tua domanda, io credo che si fossero, diciamo che si sono un po' stancati, anche perché qualche critica a chi sacrifica parte del suo patrimonio, parte del suo tempo, pesa un po'. A me, darebbe fastidio, insomma. Io faccio di tutto per far mantenere a un certo livello, che noi ce la sognavamo, la Serie B. C'è un periodo di difficoltà, la critica può anche darsi che abbia stancato. Però la presenza di Franco Maio oggi dimostra che ci sta qualcosa di positivo. Poi con iFootball TV io ci provo, abbiamo anche le immagini. Secondo te si sono stancati, Emanuele? Ma penso che in questo periodo proprio negativo un po' di stanchezza ci possa anche stare. Ma più che stancati, forse sono un po' scoraggiati da come stanno andando le cose. Però che siano stanchi, no, non credo. E altra novità... ci proviamo a farvela vedere. Sono stati smantellati completamente i vecchi distinti, si va verso, eccola qui, questa è l'immagine. Sono stati smantellati, ci provo a dare anche il via alla... abbiamo fatto qualche immagine oggi pomeriggio dei distinti smantellati. Si dovrebbe anche finalmente sono iniziati questi lavori. Quanto è inciso anche, non dico ma l'immobilismo, ma tutto questo ingessamento all'intorno, intorno alla Virtus, anche in fatto di strutture sportive? Ma sicuramente è inciso in modo negativo, non ci siamo fatti mancare niente quest'anno per essere scontenti, però insomma bisogna sempre credere che tutto andrà meglio. Diciamo che il fatto positivo dei distinti chiusi, c'è più gente in curva, in tribuna, quindi sembriamo un po' di più. Più compatti? Più compatti. Non condivido il perché si devono fare queste cose. Cioè far spendere alla comunità tutti questi soldi per uno stadio che non ha avuto mai problemi di capienza. Che ci fosse stato una volta solo che c'è stato il problema di capienza, beh, ampliamolo. Cioè questo modo di uniformare, di fare le cose come sia a Milano che a Lanciano, non va bene. No. Bisogna analizzare le varie realtà. Un Lanciano che oggi sta in Serie B, mi auguro che ci sia ancora per altri 30 anni, però quest'altro anno possiamo restare in Lega Pro. Cioè fare un investimento così, in un momento così difficile, dove va a finire che quei soldi ci potevi aggiustare qualcosa per la città, perché non risolve niente, cioè, non lo so. Non ti dà valore aggiunto, vuoi dire? No, ripeto, se ci fosse stata una sola partita, manco quando è venuto il Napoli abbiamo avuto problemi di capienza, quindi non lo so perché si deve fare per forza un adeguamento di uno stadio per giocare una partita di calcio. C'ho 5.000 posti, entrano 5.000 persone. Altri messaggi, li leggiamo rapidamente, siamo in chiusura. Non sono d'accordo con il signor Battistella che togliere la Versa è stato giusto. Sabato si è visto il giocatore uscire con gli occhi rossi, questo è vero. C'è anche, almeno leggiamo questo messaggio. Buonasera a tutti, anch'io mi sento fiducioso per la scelta di Maragliulo. No, è scomparso il messaggio, esperto per allenare i giovani,
Non pensiamo a Gautieri o ad altri, nel senso che se la vecchia guardia è andata via per motivi economici, come si può pensare che si possa fare un contratto con un nuovo mister? Sosteniamo quello che abbiamo, ricordando che la palla è rotonda anche in Serie B. Grazie da Luigi. Molto chiaro il messaggio di Luigi. Insomma, come concludere, Emanuela? Come concludere? Intanto un invito a tutti i tifosi rossoneri lo vogliamo fare. Assolutamente, io chiedo a tutti i tifosi rossoneri di stare vicini alla squadra, adesso più che mai ne hanno bisogno, non parlo ai soliti perché loro non c'è bisogno di dirlo, ci stanno sempre comunque, parlo a chi apre bocca solo per criticare e a chi sembra godere di queste disgrazie, venite allo stadio, sostenete la squadra e mi raccomando anche a Vicenza andate, io non ci sarò ma andate. Questa è una notizia che tu non ci sarai. Non ci sarò, però sarò alla Spezia, intanto. Andrei a salutare Piccolo e De Colle. Andrò a salutare Piccolo e De Colle. Come concludere, Fiorenzo? Non con le borse, per piacere, perché ne ho ben donne. Sarebbe ora che la compri, sta borsa. Sì, com'è? Chiuso sto argomento borsa, è l'argomento di vedere, sono curioso di vedere come giocherà la squadra. Quello che dicevo prima, a sinistra abbiamo due giocatori, di Francesco e di Matteo, che possono favorire il gioco aereo anche di Bonazzoli, che ricordiamoci il gol che hanno annullato nella partita col Trapani, l'aveva beccata di testa, è da parecchio che non vedevo un gol fatto così dai tempi di Amenda, quando ha fatto il capocannoniere con Baroni. Per quanto riguarda invece la fascia destra, ho qualche perplessità in più, perché se potrebbe Bastola, essere anche Milinkovic, se Bastola ci mette movimento, Aquilanti non è proprio un fluidificante abbastanza, anche se i suoi movimenti li fa. Milinkovic, se è quello che penso, spero che abbia il senso dell'altruismo, perché fare l'egoista in una situazione come questa potrebbe non funzionare, perché è un giocatore che è molto affezionato al pallone. Per il resto vorrei vedere chi farà l'incontrista in questa squadra, perché spesso se non si riesce a arginare il gioco di centrocampo degli avversari si può perdere il controllo della parte diciamo più importante del campo, e in piazze come Vicenza, dove ci sono giocatori importanti, creare spazi a centrocampo potrebbe essere pericoloso. Io mi auguro che con Marilungo, che sta crescendo veramente in modo esponenziale, e con l'entusiasmo del nuovo corso, che ci possa stare questa inversione, l'abito nuovo. Un abito nuovo, quello di Primo Maragliulo, al quale facciamo i più sinceri auguri, in bocca al lupo al tecnico ex Lanciano, tra l'altro ex allenatore in seconda di Marco Baroni. Emanuela, grazie, come sei stata con noi? Benissimo, grazie a voi. Ci tornerai a trovare? Assolutamente sì, volentieri. Grazie ad Emanuela Paolo Emilio, grazie a Fiorenzo Carlini, tu sei stato bene, ti sempre. Richiameremo presto, adesso andiamo a mangiare. Esatto. Poi io devo salutare Raffa e devo salutare Luca, tu invece chi devi salutare? La bionda Maria Teresa. Maria Teresa. Voglio mandare un saluto. Nuovo taglio di capelli a Nuovo Maria taglio Teresa. Di capelli a Maria Teresa. Anche tu. È bellissima, sta bene. Bravissimo Maria Teresa. La classe non ne ha, lo stile Virtus Style, lo stile siete voi. In bocca al lupo a tutti, in bocca al lupo Virtus, e noi ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie a Marcello Ruggero, grazie a Cinzia Santoro, grazie a Gianni D'Area e grazie di cuore a tutti voi. La classe non è acqua, lo ripeto, lo stile è Virtus Style. Buonanotte a tutti.